Questo qui è lo showcase di Wayfinders. Me lo state chiedendo in tanti di streamare questo qua. L'accesso anticipato è il 15 agosto. Vediamo. Posso dire che lui mi piace un sacco. Molto interessante. Wow, sembra una roba anche un po', vabbè. Mi dà un po' di vibes da Bullet Hell. Oh, raga, può essere interessante, eh? Non è male per niente. Sì, le animazioni non sembrano così lavorate, sono d'accordo, però non sembra male. 15 agosto, accesso anticipato senza wipe. Beh, io ci giocherò magari quando torno. Oddio, raga, c'è la parte platforming. Io sono una sega nel platforming. No, sono già morta io su sto gioco. No, no, no. Non è giocabile. No, io platforming sono veramente pessima. Sembra un gioco veramente, veramente tanto skillato. Cioè, devi imparare veramente bene i movimenti. Sì, una prova sicuramente la faccio. Ma bellino sto mob. È un mimic. Maras the Grand Deceiver. Questo è Wayfinder. Ed è un MMO che esce tra 3 giorni, il 15. A Ferragosto. Dall'accesso anticipato, eh. Countless Rosa. Carino. Cioè, sono solo mimic praticamente. Oh, graficamente il suo stile mi piace parecchio. Carino. Guarda, no, non sembra male. Una prova gliela darei. Anche solo per vedere com'è. Ah, tra l'altro italiano, inglese, francese, tedesco e giapponese. L'interfaccia e i sottotitoli sono in italiano. Veramente. Addirittura il mondo di Even ora è in frantumi. Sfrutta il potere del Wayfinder per controllare il caos che ha invaso il tuo mondo. Cioè, raga, in italiano. Collabora con gli amici per rafforzare i tuoi poteri e controllare le tue avventure online con una vasta selezione di modificatori di personalizzazione. Mentre esplori un mondo immersivo, raccogli materiali preziosi e costruisci oggetti. Personalizza ogni esperienza di gioco entrando nelle avventure con l'aiuto di un misterioso dispositivo noto come Pugnale delle Tenebre. Ogni avventura ha modificatori e sfide uniche che tu stesso puoi evocare e controllare personalizzando le bestie che cacci, i boss che incontri, i materiali che raccogli e persino gli altri Wayfinder. Ma fammi vedere se c'è un sito. A me interessava vedere il gameplay, perché belli i trailer, però i trailer ti gasano sempre e poi io il gameplay voglio vedere. Abbiamo visto un pochino di gameplay. Sembra qualcosa da tenere d'occhio, sembra interessante. Wayfinder. Scopri gli epici ed esuberanti personaggi di Wayfinder. Impara a conoscere i loro stili di gioco unici ed esplora le potenti abilità che dovrai controllare. Già che in italiano ha ancora di più il mio interesse, perché già vedere questa tipologia di giochi che vengono addirittura sottotitolati in italiano mi fa piacere, non accade quasi mai. Windgrave. Così vediamo anche le classi. Windgrave è un templare con un'armatura forgiata dagli incantesimi ed è sorretto dalla sua fede negli architetti. Comandare nella sua natura ed è un vero campione, sempre pronto a difendere le persone innocenti e ad annientare le forze del male. Il cercatore. Windgrave dà il meglio nei combattimenti ravvicinati. È specializzato nel dare supporto agli alleati, evocando scudi di luce e curando i compagni anche mentre invoca il giudizio divino sui suoi nemici. È il paladino. Supporto e difesa.
totale supporto e difesa con un pochino di attacco. Abilità colpo legittimo, pulsazione curativa, arma distintiva bastione, colpo suprema dell'arma colpo di energia, colpo di scudo che infligge danni da impatto e sfondamento di guardia ingenti. Storia di sfondo, c'è anche la storia, volendo. Silo, questo veleno a manetta? Bombe? Artificiere? Rapido e preciso, Silo fa in modo che ogni colpo sia efficace. Nato in una famiglia di contrabbandieri, ha passato la vita a cercare di non farsi notare e a sfidare la tirannia. Ora usa le stesse abilità per combattere le tenebre. Silo ama le situazioni impossibili. Maggiore la sfida, maggiore l'emozione. Lo stratega. Ah, vedi che ti mette anche la difficoltà, non l'avevo visto. Ah, vedi, tipo il cercatore facilissimo. Difficoltà del cercatore nulla, super facile. Lo stratega un pelino più difficile. Qui abbiamo parecchio supporto, tanto controllo, ovviamente tutto danno a distanza, mediano sulla difesa e mediano sull'attacco. Beh, cavolo, molto bilanciato questo qui, decisamente bilanciato. Passa facilmente dai combattimenti mischi a quelli a distanza e dal meglio di sé quando dà prova della sua versatilità. Ha una montagna di strumenti tattici, può distrarre gli avversari con le illusioni, rallentarli con l'olio o bruciarli col fuoco, a volte innescando reazioni a catena mortali. Molto carino. Bellino bellino, guarda, bomba infuocata, vantaggio strategico. Ho visto che c'è l'housing, è la prima cosa che ho visto. Appena ho aperto il sito ho notato l'housing in basso a sinistra. Con i pet. Visto subito. Poi abbiamo Nis. Anche a me effettivamente sembrano personaggi prefatti perché hanno il nome. Vedi, Wingrave, Silo, Nis, Kyros, Senia o Senja e Venomess. Sì, credo sia un po' stile Overwatch. Probabilmente non sono classi, ma... Nis è figlia delle ombre. L'oscurità è la sua arma e il suo rifugio. Fa parte degli Eldre nel sottosuolo. Antico popolo ora al servizio dei malvagi precursori. Vabbè, una Dark Elf. Quando Nis e i suoi clan affrontarono i precursori, la sua famiglia fu annientata e lei fuggì esiliandosi. Rapida e letale, a Nis non importa dell'umanità. Ha però giurato di distruggere i precursori ed è grazie all'aiuto dei cercatori che può attuare la sua vendetta. La danzatrice dell'ombra. Wow, difficilissima questa da giocare. Nissa è una danzatrice dell'ombra Eldren e dà il meglio di sé quando è in movimento. Danza intorno ai nemici difendendosi con un martello di ombre e colpendoli con lame spettrali. Beh, come tutti gli assassini sono quasi sempre le classi un po' più complicate da giocare. Infatti ha tutto attacco, difesa mediana, qualche attacchino a distanza, per il resto non ha niente, non ha né crowd control né supporto. Quindi è puro attacco, è un Glass Cannon. Questo è il Glass Cannon, il personaggio che fa un sacco di danno, ma se viene toccato esplode, quindi devi essere molto buono, molto bravo a muoverti. Passo oscuro, ombra persistente. Dopo aver schivato tiene energia e attacco per poco tempo. Confini della notte, confine della notte è la sua arma. Pioggia di pugnali la suprema. E poi abbiamo la storia di sfondo. Kyros, un'energia arcana fluisce nel corpo di Kyros che può liberarne la potenza per distruggere i suoi nemici. Questo stregone, ultimo superstite di una civiltà dimenticata, è in grado di trasformare il proprio corpo in pura energia mistica. Anche se il suo popolo è scomparso, ha giurato di impedire alle tenebre di distruggere ciò che resta del mondo. Abbastanza facile da giocare, il mago guerriero. Kyros detiene un'energia mistica eccezionale, ma preferisce evitare gli scontri ravvicinati. È in grado di far disperdere i nemici con esplosioni di energia primordiale e fare a pezzi i nemici con onde d'urto intense. Ecco, questo ha, vedete, ha più o meno all'incirca lo stesso attacco di Nis, anzi ha più attacco di Nis, quindi come output damage è più alto, fa più danno, però è un po' più a distanza questo qui da quello che vedo. Anche se probabilmente avrà qualcosa... Ah, vedi, con la falce della morte. Carino. Ecco, questa è una classe che mi piacerebbe molto giocare. Una classe, un personaggio. Se dovessi, per ora, tra tutti quelli che ho visto, questo è quello che mi ispira di più. E come skill abbiamo scarica a terra selvaggia, frammenti arcani come passiva, l'arma è l'epitaffio, bellissima la falce della morte, mietitrice arcana è la suprema. Prima che le tenebre inghiottissero questa guerriera, Senia era la gladiatrice più potente mai vista nell'arena imperiale. È l'ultima delle sorelle d'acciaio, un gruppo di guerriere del remoto dominio dei sette venti, e annienta i suoi nemici con acciaio e tempeste. La campionessa, questa è abbastanza difficile. Senia adora farsi notare, ama i combattimenti ravvicinati e può sfruttare il suo rapporto privilegiato con la tempesta per trascinare a sé i nemici o abbatterli in mezzo al campo di battaglia con un fulmine. Ah, spadone a due mani! Oddio, credevo fosse... beh, però combatte anche in corpo a corpo, quindi è una specie di monk con spadone a due mani. Anche a me ricorda Zarya. Ho pensato la stessa cosa. Ha una buona difesa, qualche abilità di controllo, qualcosina di supporto, attacchi a distanza e è bilanciata. Questa fa tutto. Può fare tutto, ma proprio perché può fare tutto, evidentemente è complicata da usare. La passiva è l'idolo delle folle. Arma distintiva colosso, bellissima arma. Pendente della gladiatrice è la sua suprema. Bellina anche lei.
E poi abbiamo Venomous. Venomous è una spia mortale del labirinto e i suoi veleni hanno modificato il corso della storia. Ma le tenebre hanno inghiottito sia il labirinto che l'impero e la sua guerra segreta è giunta al termine. Ven è una sopravvissuta e per il momento i cercatori sono la sua unica possibilità. Alchimista. Lei è supporto, distanza, con un discreto attacco e una discreta difesa. Bellina. Anche lei. Ah, guarda. Bella, col cuoricino, forse si è curata, tipo. Abilità trasfusione. Esperto dei veleni, come passiva, l'arma distintiva è la bella donna e furia della viverna è la sua suprema. Allora, i personaggi sembrano molto fighi, sembrano molto carini. E mi piace anche che abbiano messo le varie difficoltà, anche se, vabbè, queste sono sempre molto soggettive, eh. Però, bello anche che ci sia una sorta di guida, anche per capire in base anche alle proprie abilità in game, qual è magari la classe migliore da fare. Magari, non, ecco, se uno è un novizio, magari non va a scegliere Nis. Per dire, io sceglierei Kyros. Perché mi ispira e sembra anche abbastanza semplice da giocare. E io non sono una fan delle classi troppo complicate, anche perché poi mi perdo nei dettagli. Stagione Fondatore 1. Ti diamo il benvenuto all'Alba delle Tenebre. Stagione Fondatore 1. Durante la tua avventura, i progressi nella Torre delle Ricompense saranno la chiave per sbloccare i personaggi, animali e personalizzazioni esclusive. La Torre delle Ricompense non scade, cosa che ti permetterà di esplorare e sbloccare le ricompense a tuo piacimento. Ok, quindi qui scopriamo, mi sa, il sistema economico del gioco. Ah, c'è un video per illustrare il Founders Pack. Vediamo. Since the start, we've talked about building this game alongside the community, and our Founders Packs are our first step toward doing that. Founders are going to get all sorts of exclusive content that will not be available to anyone after the founding seasons. The base Founders Pack. I Founders Pack solamente hanno sempre cose aggiuntive che chi poi acquista il gioco dopo non ottiene. Io ad esempio sono una Founders di Albion perché mi piaceva molto il progetto di Albion, ci ho creduto e sono stata contenta a supportarli prendendo appunto un Founders Pack. Quindi do già per scontato che quello che c'è nel Founders saranno cose che non saranno trovabili poi in game, perché ci sta, è una cosa che gli sviluppatori fanno per trovare i fondi per sviluppare i propri giochi. Tu compri il pacchetto fondatore e grazie a quello ottieni delle cosine esclusive per quando poi uscirà il gioco. Di solito non devono essere, cioè di solito sono cose estetiche, tipo io su Albion ho il titolo Founders. Amazing. Not only gives you access to the game, but also to Founder Season 1's full reward tower, including the brand new Wayfinder Venomous. It's more than just a linear. Ah, ti danno anche la classe Venomous col Founder's Pack. As you earn keys, you're going to be able to hit switches, solve little puzzles, get little bonus rewards. The Exalted. Ma non ho capito, sta roba ce l'ha solo chi ha fatto il Founders? Ah, è un Battle Pass. Ma non ce l'ha solo chi ha fatto il Founders, spero. Vabbè, ti dà praticamente una sorta di sistema a labirinto, come vediamo qua. No, non a labirinto, è un sistema di progressione che dà ricompense. Quindi sì, forse tipo un season. Se compri il Founders Pack, la prima stagione ce l'hai disponibile. Ah, ok. Quindi è un season pass questo. Vabbè, ci sta. Quindi ti danno col Founders, ti danno anche il season. It's for our most dedicated supporter. It contains a permanent account-based progression boost for the currently active reward tower, as well as a heroic version of a fan favorite, Kyros. Ok, quindi invece col pack Exalted, che sarà quello tipo costosino, sicuramente sarà tipo la collector di solito dei Founders, ottieni il personaggio Kyros. No, ok, mi era già preso male. Già stavo insultando. No, è la versione eroica. Quindi avrai una skin probabilmente speciale, eroica, fichissima, magari ti cambiano le animazioni, che hai solamente col pack Collectors. Ecco io mi faccio comprare da queste cose. Tipo io che già ho visto Kyros, se lo volevo giocare, se mi dicono ti do la skin eroica, magari lo prendo. Magari la collector la prendo. What Wayfinder's gonna become for everyone. Ah, vabbè, dai. Ci sta il season, non è... Cioè, non ho visto niente di particolarmente compromettente, dai, nei Founders Pack. Sono cose che mettono normalmente nei Founders, ci sta. 122? Beh, io al tempo il Founders di Albion l'ho pagato 150, mi sa? No, forse 75. Forse era 75 euro. Quanto costano? Infatti, perché vedi che ti dà, cioè ti fa vedere proprio i vari stili, perché puoi ottenere, mi sa, vedi delle skin, tipo questa è quella base, ti dà la skin così, quindi in pratica i Founders ti danno, diventa fondatore, vediamo. Allora, il base costa 17,99€, pacchetto novizio, dove ti prendi anche le skin, oltre a quello che c'è nel pacchetto base, abbiamo pacchetto risvegliato, 80€, dove ti dà pet, mount,
set fondatore per decorare la casa, skin e vabbè altre cose che ti dava anche, anche negli altri pacchetti. E questo che è quello grosso, l'esaltato, 130 euro raga, sono 130 euro, dove hai la skin epica di Kyros, potenziamento permanente e i set. Che belli, bello quello di Nis, questi sono molto fighi, sono molto belli. Ma io vorrei capire, è free to play? Cioè è free come gioco e il pacchetto base è solamente per avere l'avanzamento del season? I founder servono per giocare il 15, è free to play da novembre. Quindi acquistando il season pass, cioè scusami, acquistando i pacchetti fondatore, lo possiamo già giocare dal 15 agosto, mentre tutti gli altri free to play da novembre. Va bene, allora la mia opinione in merito è che aspetterei un attimino, perché il gioco esce appunto a Ferragosto. Quindi io volentieri li supporto se il gioco è bello, ovviamente dovrò prima testarlo. Cioè voglio vedere com'è prima di buttarci giù dei soldi. Quindi vediamo. Credo si possa fare anche l'upgrade. Tante volte in questa tipologia di giochi è così. Quindi magari sai, ti prendi il pacchetto base, vedi effettivamente com'è il gioco, vedi se ti piace, vedi se funziona, e allora fai l'upgrade al pacchetto ulteriore che ti interessa. Quindi io adesso prenderei il pacchetto base, anche solo per provarlo e per vedere se funziona. Se poi il gioco è valido e bello, cioè, lo supporto molto volentieri. Però voglio prima vedere. Prima voglio testare. Pure non hai tempo per giocare gli indie, vuoi spendere su questo? È un nuovo MMO. Lo sai che io non resisto al richiamo. Cioè, è come chiedere a un mangiatore di Nutella di evitare la Nutella con gli zuccherini. Cioè, è normale che se vedi una nuova versione di Nutella con gli zuccherini la provi.